Diciamo che Foghat è perché si dice così, no? Non sono poi io che l'ho portato, sono svariati trader nel mondo che hanno parlato di questa cosa, cioè il settare l'operazione dimenticarla è più che altro perché se tu l'hai settata bene, no? E l'hai, è più questo che vuole dire, no? Tu hai settato bene la tua cosa, il tuo rischio, sai dove prendere profitto, addirittura magari in questo caso io l'ho anche inserito, non lo inserisco sempre, sapete, il target, a volte so un po' più o meno dove voglio andare a prendere profitto, poi magari lo inserisco dopo qualche giorno, a volte non lo inserisco, però vuole più dire quello, no? Cioè, setta l'operazione dimentica, nel senso che non devi poi essere qua davanti, no? A pensare che ogni movimento tu lo possa, tu non puoi. L'unica cosa che diciamo sempre che si può controllare sono le nostre azioni, no? Quindi stare davanti al grafico costantemente può diventare, soprattutto per chi non è allenato in un certo modo, anche svantaggioso, no? Ecco, quello è il set and forget, no? Cioè, abbiamo la nostra operazione su daily o su weekly, comunque su time frame alti, la settiamo. Abbiamo il nostro rischio, sappiamo che andiamo a prendere profitto. Una volta che chiudiamo la trading room qui insieme, non è che dobbiamo poi, appena chiuso la trading room, ricontrollare la frazione. Magari ci diamo, so, io sapete come faccio spesso, no? Vi dico, non sempre poi, però l'appuntamento poi io magari mi riapro i grafici intorno magari alle 2, 2 e mezza, gli do un occhio, no? Do un occhio un attimo. Poi riguardo verso dalle 5, tra le 5 e le 6, infatti a volte io vi scrivo alle 5 e mezza per dire, senza essere con la pressione che ha quel determinato. Tante volte cosa faccio? Tante volte non faccio nulla perché aspetto addirittura la fine giornata e tante volte la fine giornata, ma non vi scrivo solo il chart of the day per dirvi magari la rivediamo domattina e magari la mattina poi faccio una scelta. No, Anto, questo è un po' il set and forget, vorrebbe dire questo più che dimenticare. Assolutamente no. Ciao, Anto. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ma voi mi date gli assist? E allora a questo punto vi devo chiedere, volete 5 minuti di mindset per spiegarvi per quale motivo succede? Assolutamente, Se li assolutamente. volete, se no io No, tanti vi do. li vogliamo, Anto, li vogliamo. Cioè, nel senso che per quale motivo c'è la tendenza di stare a guardare il grafico, non per quale motivo c'è il set and forget. Il set and forget è una strategia, cioè imposta e dimentica, è una strategia per non far scattare questa cosa di cui vi parlo adesso. Per come siamo fatti noi, il nostro circuito della sopravvivenza, chiamiamolo così, ha bisogno di vedere dov'è il pericolo. Quindi, se è stato fatto un esperimento sui topi, ma diciamo che è di facile, ma anche noi stessi, se ci facciamo caso, quando ci sentiamo in pericolo, noi il pericolo, noi per come siamo biologicamente fatti, lo percepiamo come una cosa che da un lato ci fa paura, e quindi cerchiamo di fuggire, ma dall'altro lato ci attrae e quindi abbiamo bisogno di guardarlo, perché guardandolo e sapendo dove sta il pericolo, noi lo riusciamo, in un certo senso, pensiamo di riuscire a controllarlo. Ok? Quindi vi faccio un esempio. Se ci entra un animale in casa, tipo la lucertola, che è innocua, cioè non è che ci può fare che cosa, noi da un lato, magari per qualcuno può avere anche un po' di ribrezzo, no? Gli può fare schifo, ma dall'altro è tentato a guardare dove sta, vuole sapere dove sta sta lucertola, a parte per catturarla e tutto, però ho bisogno di sapere, cioè c'è proprio un impulso interno, quindi è proprio una cosa antichissima, che è un meccanismo proprio della sopravvivenza, Ardu. Quindi abbiamo bisogno di sapere dove sta il pericolo. Allora, quando noi abbiamo un'operazione a mercato, in maniera inconscia, quando non siamo totalmente consapevoli di quello che facciamo, che cosa dentro di noi, no? C'è la paura del pericolo, cioè c'è il pericolo, in quel caso il nostro cervello decodifica l'operazione in corso, non la decodifica il pericolo di vita, però per il nostro cervello è proprio un pericolo di vita, perché se noi andiamo a stop, per come noi vediamo e gestiamo la sconfitta, tra virgolette, no? Lo stop, la sconfitta, significa attacco alla sopravvivenza. Cioè, perché il nostro cervello non è nato come trader, è nato come sistema che si deve prima di tutto salvaguardare dalla morte. Ecco il motivo per cui quando abbiamo un trade a mercato,
siamo continuamente, abbiamo questo impulso interno, questa pulsione proprio, ecco, interna, interiore, che ci porta a riguardare. Il riuscire a non guardare l'operazione significa che è già un percorso che ha fatto un trader, no? A livello proprio di consapevolezza, perché stai in piena razionalità, non vai sull'impulso antico. E quindi, no, Anto, il fatto che dicevamo di rischiare ciò che sentiamo per noi facile rischiare, non impegnativo, non che se lo perdiamo appunto diventiamo in pericolo di vita, diciamo, esatto. Andiamo in pericolo. Beh, ecco, chiaro, più è alto il rischio, che, cioè più è alto il rischio, più io sarò tentato, più è basso il rischio, più... Per il nostro mi aiuta livello. Perché non stiamo mai tranquillissimi, cioè non stai mai tranquillo. Lo sarai dopo un certo numero di anni e dopo un... Beh, ecco, l'esperienza che poi ti aiuta e ti abitua e ti allena a gestire quella situazione, ok? Ma non sarai mai tranquillo, cioè, Ardu, facciamo un esempio, la Formula 1, io credo che i piloti di Formula 1, no? Anche se sono in pieno controllo e tutto, però a loro spara l'adrenalina quando stanno a 300 all'ora, anche se sono abituati, allenati, tutto quello che è. È il nostro corpo, no? È il nostro... E l'adrenalina è quello che scatta quando noi sentiamo pericolo, no? È uno dei neurotrasmettitori proprio che ci attiva e che ci fa essere vigili. E pensate un po', quando noi scatta l'adrenalina, a livello neurofisiologico, i nostri occhi si allargano, lo sapete perché? Perché hanno bisogno di vedere meglio, si allargano. La faccia di chi è spaventato non è con gli occhi chiusi, di solito ha gli occhi sbarrati, quando uno guarda così, no? Perché così percepisce ancora di più. E quindi è questo il motivo. Quindi noi, sapendo questo, che significa? Abbiamo due strategie per non essere tentati a guardare il grafico, perché l'obiettivo nostro di un trader deve essere quello di impostare l'operazione e non guardarla. Se non riusciamo a farlo, significa che noi abbiamo due strategie. Uno è abbassare il rischio e l'altro, forse, se non riusciamo nemmeno abbassare il rischio, significa che noi, questo per noi è un campanello d'allarme, che non siamo ancora pronti. Sì. Ci sono, Anto. Facciamo più esperienza. Tradiamo in demo, ecco, in quel caso può essere funzionale tradare in demo, ma in demo, in automatico, dato che non perdi nulla, tu riesci a non guardare, perché il tuo inconscio lo sa che non perdi un cavolo, se nel caso va bene. È come se fossimo, Anto, nella giungla con il leone finto, no? Con il leone pupazzo. Non hai paura del leone pupazzo, perché sai che è un pupazzo. Ma se hai il dubbio che sia pupazzo o reale, la tua amigdala sta in allerta, sta lì, dici, oh, attenzione. Sì. Perché infatti noi siamo fatti bene da questo punto di vista. Cioè noi ci siamo evoluti grazie a questi meccanismi automatici che hanno risposto. Le risposte emotive sono, ne parleremo proprio nel weekend, Ardu. Le risposte emotive sono delle risposte immediate, nel senso che non sono mediate dal ragionamento razionale. Perché a quello servono. Perché tu, quando stai davanti al leone, non è che devi stare a ragionare se scappare o no, devi scappare e basta. Non ci devi pensare. Se ci metti un secondo in più, il leone ti ha mangiato. Quindi in quel momento storico, quando sono nate, tra virgolette, le emozioni, le nostre emozioni, quando ci siamo diventati esseri che si emozionano, non è stato fatto perché è stata una questione filosofica, era una questione di necessità, perché evolutisticamente, a livello proprio evolutivo, abbiamo avuto la necessità di avere delle risposte che siano più veloci rispetto alle risposte che avevamo prima. Nel weekend faremo l'ultimo, no, degli eventi dedicati ai percorsi completi mindset dedicato alla gestione emotiva, e quindi non verrete tutti, insomma, solo chi aveva no, all'inizio ottobre, dopo che abbiamo fatto il Mindset Day 2022, aveva deciso di continuare il percorso, e faremo l'ultimo weekend. Io non vedo l'ora, insomma, di fare queste due giornate.
E poi lo riproporremo già, partirà il Traders Mindset Day 2023 proprio il giorno dopo il meetup a fine maggio, quindi state pronti perché chi magari non è riuscito a partecipare in questa edizione potrà partecipare anche a tutto il percorso completo successivo.